Buongiorno a tutti. Allora, farò una brevissima introduzione perché l'intervento di oggi appunto è una tavola rotonda con degli operatori del settore sul tema. Quindi, per andare molto in breve, voglio toccare un paio di punti che poi riprenderemo nella tavola rotonda. Partiamo da una cosa ormai direi abbastanza ovvia a tutti, così come tutti gli altri business. Il business assicurativo è stato profondamente trasformato dal fatto che prima era un business appunto utilizzato, basato su scelte di esperienza, pochi dati. Sì, è vero che c'era dell'analisi statistica dietro, ma in modo molto diverso, tantissime attività manuali, operative, e domani si pensa a autoconnessa, autoautonoma, intelligenza artificiale molto diffusa, nuovi ecosistemi. Però già oggi vediamo che l'utilizzo dei dati, della telematica, tutte le cose che sono state dette fino ad ora, stanno già e possono già profondamente cambiare il modo in cui questo business viene fatto, in tutte le sue parti. Poi oggi parliamo magari un po' in particolare dei sinistri, ma quello che diciamo può essere applicato a tanti spazi del mercato assicurativo. Allora, il motivo per cui è stato possibile questo, abbiamo parlato molto di IoT, alla fine il driver fondamentale come sempre è un driver economico, perché la verità è che il costo di tutto questo si è abbassato in maniera drastica, cioè i sensori esistevano già da decine di anni, piuttosto che la capacità di fare elaborazione di dati. Però il costo medio di un sensore è diventato ridicolo negli ultimi 10 anni, e la capacità di connettere questi sensori si è abbassata di ordini di grandezza, la possibilità di elaborare questi dati di 5 ordini di grandezza, che è un numero enorme, la possibilità quindi di connettere dispositivi anche, e questo ha fatto sì che sostanzialmente la tecnologia per la raccolta di dati e l'elaborazione di dati è diventata sostanzialmente una commodity. Da un punto di vista di costo, questo fa sì che diventa in un certo senso quasi costless dotare qualsiasi automobile, qualsiasi casa, qualsiasi smartphone, qualsiasi uomo di tecnologia connessa con cui rilevare dei dati che prima o poi potranno tornare utili. Questo è importante, ci ritorniamo dopo, per questo ho voluto un po' focalizzare questo punto. Parliamo invece del processo dei sinistri. Quindi questo abilita il fatto che il classico processo dei sinistri, che tutti conosciamo, che alla fine è un processo tradizionale, verrà impattato in tutte le sue fasi, no? Il classico processo dei sinistri è la notifica, la gestione, la liquidazione, che tipicamente è un'attività puramente manuale, no? Un sinistro, devo contattare alcune volte la gente, alcune volte la compagnia, devo dare i miei dati, questi dati devono essere elaborati, poi si dovrà aprire il sinistro, fare le perizie, nominare dei periti, nominare dei fiduciari, insomma, processo che tutti, essendo del business, conoscete molto bene, no? È chiaro che con le nuove tecnologie di cui abbiamo parlato prima, abbinati al fatto che le aspettative dei clienti sono enormemente cambiate anche negli ultimi 10 anni, cioè si aspetta di avere tutto real time, immediato, e di non stare a perdere tempo come si faceva 10 anni fa, perché devi mandarmi un fax, devi mandarmi la lettera, ti rispondo tra 4 giorni, forse tra un mese e così via. Quindi il mix di queste due cose ha fatto sì che tutto questo potrebbe già essere molto più automatizzato, semplice, appunto digitale, con utilizzo forte di intelligenza artificiale, e quindi la possibilità appunto: o l'incidente, il sinistro viene aperto automaticamente senza che il cliente faccia nulla, o la possibilità a questo punto di valutare il danno semplicemente facendo una foto al danno che c'è stato, e tramite intelligenza artificiale addirittura darne una valutazione. Alcuni dicono potrebbe diventare più precisa di quella che fa un perito, da capire, perché poi molte di queste cose sono ancora in sperimentazione. Piuttosto che integrare tutti gli interlocutori, fare un'assegnazione dinamica e arrivare anche a fare la fase di liquidazione in una maniera molto più orientata al servizio più che alla liquidazione, cioè non semplicemente liquidare un sinistro, ma sfruttare quel momento per interagire col cliente, perché sapete tutti meglio di me che il momento del sinistro è uno dei classici, si chiama un moment of truth, in cui per quanto la frequenza sinistri non sia altissima, quella volta che capita, se non gestisco bene il cliente, è quando spesso ottengo il churn del cliente. Fino ad arrivare, oltre al fraud management, che esiste già da tempo, ma che sta con il big data diventando molto più potente, anche alla vera e propria prevenzione. Qui avremo uno speaker che ci parlerà di questo tema, di come proprio far sì che i sinistri siano addirittura di meno, più che gestirli dopo che sono accaduti. E questo, andando poi nel concreto,
alla fine su cosa dovrebbe impattare, sulle tre principali componenti che abbiamo quando abbiamo un sinistro, che sono prevalentemente o dei costi o un servizio al cliente. Il servizio al cliente poi spesso diventa satisfaction e quindi spesso diventa anche ricavi, ancora una volta per essere ancorati ai numeri, no? Il costo del sinistro in sé, che può essere ridotto perché in maniera più precisa si stima il danno, in maniera più pervasiva appunto si fa un risarcimento in forma specifica e così via. Il costo della gestione del sinistro, cioè tutta l'operatività che ancora oggi è tanto manuale, può essere robotizzata e resa molto più efficace, efficiente. E ovviamente il servizio al cliente, no? Informazioni real time, cosa sta succedendo al mio sinistro, quando vengo pagato subito in alcuni casi, piuttosto che semplicemente porto la macchina e viene già riparata senza che io debba fare tante scartoffie. Prima però di passare alla tavola rotonda voglio puntualizzare un'ultima cosa, perché quando si fanno appunto questi convegni si parla del futuro, di come tutta quella tecnologia cambierà il nostro processo, poi andiamo a lavorare nelle singole aziende. E alla fine vediamo che comunque l'incidenza dei costi HR, qui abbiamo messo dentro anche le provvigioni per evitare di spezzare diciamo nella base costo, no? È comunque il 30% del business assicurativo. E se noi guardiamo gli ultimi 10 anni, in Italia il numero di persone che lavorano in questa industria è sostanzialmente flat. È una cosa abbastanza singolare, se guardiamo le banche invece scende. Ora, le banche hanno reti distributive che hanno fortemente ridotto, le assicurazioni hanno gli agenti, che quindi è una situazione un po' diversa. Però, a parte il fatto che sia flat, uno si potrebbe dire benissimo è flat, ma vediamo come cambia il mix di queste persone. Noi avevamo fatto un benchmark un paio di tempo fa, chiedendo appunto quali fossero i profili, tra virgolette, digitali, che facevano big data, piuttosto che agile, piuttosto che data scientist e così via, è una roba che sta sotto il 10%, ed è dichiarato dalle assicurazioni, quindi alcune volte potrebbe stare anche sotto il 5% e così via. Quindi comunque la maggior parte di queste persone ancora fa tantissimo lavoro operativo, il 50%, e il 30% del totale è proprio impiegato nel processo dei sinistri. Quindi quello che si vede nella realtà è ancora tantissima manualità, nonostante tutta quella tecnologia, no? Quello che vorrei appunto lanciare come stimolo e poi discutere nella tavola rotonda è quindi quanto quello che abbiamo visto è già realtà e quando lo diventerà, con che velocità. Quanto è soltanto al momento una cosa molto futuristica, quali sono gli investimenti, quali sono gli ostacoli nel fare questo. Quindi mi fermo qui con l'introduzione e chiamerei gli speaker della tavola rotonda al tavolo. Quindi chiamo Norberto Dorico, che è Chief Claim Officer di Unipol Assai Assicurazioni, Luigi Barcarolo, Direttore Danni Auto, Insurance Analytics e Business Architecture di Cattolica Assicurazioni, Giuliano Basile, Head of Claims di General Italia, ed Elisabetta Pizzini, Business Development Director di The Flow. Ma mettetevi, mi metto in mezzo che vi devo fare le domande, poi esatto, così. E usiamo questo microfono qui. Allora, benvenuti. Io vorrei partire proprio da questa domanda, che era l'ultimo spunto della mia presentazione, no? Quanto questo di cui abbiamo parlato, e che magari anche voi vi ritrovate in parte, è oggi realtà sulla vostra esperienza, o ancora tanto prototipazione, pilota, ci stiamo lavorando, sono degli esperimenti. Partiamo da Norberto e magari facciamo un giro di tavolo. Ok, Ugo. Innanzitutto permettimi una difesa della categoria, vediamo sempre le persone, i costi legati ai sinistri, ma io ritengo che ancora oggi la componente di sinistri non sia un centro di costo ma un centro di profitto. Guarda anche Giuliano, adesso difendiamo un attimo la categoria. Comunque ci ho premesso, si sta lavorando Ugo, si sta lavorando su tanti fronti, effettivamente ci sono grandi spazi e il valore sta proprio nel come andiamo a scaricare a terra in execution. Come Unipossai stiamo lavorando in particolar modo su andare ad automatizzare tutta quella che è un po' la catena del valore, a questo punto, visto che parliamo di profitto, parliamo di valore, che venga creato nel mondo sinistri. Quindi a partire proprio dall'automatizzazione di tutto quel mondo che è stato citato anche nell'intervento di apertura. Si parla di carta, ecco, sempre più ormai diciamo in assicurazione, questo devo dirlo, anche nei sinistri la carta va sparendo, cioè tutti i sistemi che gestiamo sono digitalizzati. È chiaro che però gestiamo in entrata tanta documentazione,
documentazione e tanta carta. Noi gestiamo in entrata su base annua circa 700.000 documenti tra PEC, richieste e quant'altro, e quindi su questo un primo intervento l'abbiamo fatto con i colleghi dell'IT. Abbiamo lavorato sull'andare a sfruttare motori di tipizzazione di questi documenti, di estrazione dei dati, per far sì che questo ci consenta tre valori aggiunti. Il primo, in termini di costi, sicuramente efficientiamo la struttura, servizio al cliente, perché lavorando 24x7 questi motori fanno sì che la risposta e anche l'istruttore di sinistro sia più veloce. Terzo, parliamo tanto di big data, di analisi, di algoritmi, però i dati dobbiamo averli disponibili, quindi significa andare a estrarre questi dati da tutti questi documenti e far sì che siano disponibili per tutti gli algoritmi che poi andiamo a progettare con i nostri data scientist. Noi di questi 700.000 documenti una buona parte con tasso di successo nell'ultimo anno l'abbiamo in qualche modo riuscito ad automatizzare la loro estrazione dei dati, e con tassi di successo che devo dire sono anche superiori a quello che pensavamo, 70-80%, abbiamo digitato tre tipi di documenti, la richiesta di risarcimento, l'atto di citazione e il certificato di pronto soccorso. Vado a chiudere su quest'ultimo, faccio un esempio di quel tema del terzo vettore dell'automatizzazione, che è l'analisi dei dati. Il certificato di pronto soccorso contiene il dato di prognosi, il numero di giorni di prognosi. Banalmente questo, in un algoritmo predittivo sposato ai dati della telematica, i dati anche magari delle immagini che andiamo a riconoscere del sinistro, ci può dare un'indicazione di una probabilità di lesione e quanto questa possa essere poi, deve essere gestita all'interno dell'istruttore di sinistro. Quindi questo è un po' lo stato su cui siamo ad oggi. Grazie. Giuliano, stessa domanda. Qual è la vostra esperienza? Ma allora, sicuramente di tecnologia disponibile ce n'è tanta. Ricordiamoci che, come dire, i sinistri sono un fattore delicato, dove a far bene stai un attimo, ma a far danni stai ancora prima, no? Tu parlavi prima di tecnologie capaci di predire l'entità di un danno e fare la stima automatica. Anche un 5% di errore può produrre degli effetti su 200-300 mila sinistri devastanti. E bisogna sapere cosa si vuol fare. Noi oggi la nostra ambition è quella di diventare, noi raccontiamo, partner di vita delle persone, e quindi l'ambizione è di offrire sempre di più servizi di caring. In questo la tecnologia ci aiuta. Tieni conto che oggi, se guardiamo il mercato auto, che forse è quello un po' più maturo, la value proposition che c'è nel mercato è povera, nel senso che c'è il massimo che offriamo oggi è la canalizzazione. Perché tante cose noi non ne sappiamo, non sappiamo l'entità del danno, il momento della denuncia di sinistro, non sappiamo le aspettative del cliente. Allora, quello che noi stiamo facendo oggi è cercare di lavorare sui, non tanto sui big data, ma sui data, diciamo, il nostro possesso, quindi la storia che abbiamo e le informazioni che arrivano dalle black box, al fine di cercare di capire qual è l'entità del danno, che tipo di soggetto abbiamo davanti e offrire a quel soggetto il miglior, diciamo, servizio possibile, tenendo conto di quella che è la soluzione più conveniente per noi, ma anche quella un pochettino più vicina. Facendo due esempi, al ragazzino giovane devi offrirgli un'esperienza di liquidazione in minuti o in ore. A una persona dell'età di mia mamma non le puoi forse chiedere di fare la denuncia del sinistro via smartphone, ma devi sempre offrirle un pick up del mezzo, perché un cliente nostro di questo tipo si aspetta questo tipo di servizio. Chiaro. Luigi, Luigi non è un direttore sinistri, però si occupa appunto di insurance analytics, quindi la tua prospettiva, che ovvero appunto stai montando e hai montato questa macchina di insurance analytics, a che stadio stiamo e come questo può avere impatto? Ma guarda Ugo, innanzitutto ci terrei a cominciare questa risposta dicendo che il tema sinistri è uno degli argomenti che riguardano una più ampia trasformazione del paradigma assicurativo, da quello classico in cui quando c'è un danno ti rimborso, a un paradigma invece molto più orientato ai servizi di prevenzione e protezione dei clienti. Questo è già stato toccato alcune volte nell'apertura di questa mattina, ma è un tema secondo me assolutamente centrale. Per abilitare questa evoluzione di paradigma e anche per abilitare quindi una trasformazione del modo in cui gestiamo i sinistri, è necessario per prima cosa essere connessi al cliente. Per essere connessi al cliente bisogna, a mio modo di vedere, cercare di superare anche quei paradigmi tradizionali della telematica italiana
che hanno portato questo mercato a concentrarsi prevalentemente in determinate aree territoriali dove le compagnie assicurative trovavano e trovano tuttora un equilibrio costo-convenienza dell'offerta telematica verso il cliente che fa sì che la telematica diventi di fatto lo strumento di underwriting principale che discerne fra clienti buoni e clienti percepiti come meno profittevoli da parte dell'azienda. In questo senso, quindi, quello che stiamo facendo in Cattolica e secondo me la sfida principale è rendere la telematica veramente massiva. In Italia oggi abbiamo il 20%, 21% di polizze telematiche, alcuni grandi player, di cui uno ce l'ho seduto a sinistra, probabilmente hanno il doppio di penetrazione sul portafoglio, però certamente c'è ancora tanta, tanta strada da fare, soprattutto al centro-nord. Quello su cui noi stiamo puntando, quindi, è un modello telematico non tradizionale, in cui abbiamo l'obiettivo di centrare la value proposition sullo smartphone del cliente, abilitato da sensoristica molto più leggera e autoinstallante che il cliente tranquillamente può piazzare sul suo veicolo in autonomia, con la finalità di arrivare ad avere una copertura veramente nazionale, il più pervasiva possibile, del modello sul portafoglio. Questo, devo dire, ci sta dando già delle soddisfazioni. Noi in questo momento vendiamo più di un terzo delle nuove polizze con la telematica e di questo terzo delle nuove polizze che vendiamo con la telematica abbiamo una distribuzione che è praticamente equa a livello territoriale. Quindi la Lombardia, visto che siamo a Milano, fa quasi tante polizze quante ne fa la Campania o la Sicilia. Cosa che non è lo standard di mercato in questa fase. Quindi direi il tema vero è avere tanti dati, averli da tanti clienti, avere un modello telematico che non sia un modello di nicchia al sud o pervasivo al sud, ma che diventi un modello veramente scalabile a livello nazionale. Bene, quindi diciamo c'è già della realtà con delle esperienze che ci raccontano, non sono soltanto slide, diciamo. Volevo sentire a questo punto la testimonianza di Elisabetta, che è, appunto, si può dire un rappresentante di quello che viene chiamato InsurTech, no? E che per voi questo dovrebbe essere diciamo il pane quotidiano, più che prototipazione, cioè nascete per il futuro, no? Parliamo un attimo anche della vostra esperienza. Grazie mille innanzitutto, Ugo. Sicuramente mi riallaccio sia a quello che aveva detto Orazio prima che a quello che sta dicendo Luigi. Il nostro punto di vista, essendo una società che si occupa fondamentalmente di telematica collegata al mondo auto, è un'impronta di capire che cosa può essere fatto utilizzando i dati che vengono raccolti dalla telematica. E ci sono due sfide fondamentali. La prima è quella, collegandomi a quanto diceva Luigi, a renderla massiva, perché evidentemente il concetto è: più riesco a far avere una telematica che è leggera ma che mi copre una grossa parte del portafoglio, maggiori possono essere i dati che utilizzo e quindi gli algoritmi diventano sempre più intelligenti e utili per sviluppare dei servizi a favore del cliente. La seconda, e questo è sicuramente un tema molto sentito in America, tutti i nostri clienti americani fondamentalmente stanno utilizzando lo smartphone as a sensor finito, senza nessuna connessione con l'autovettura, quindi semplicemente lo smartphone del cliente diventa il sistema in cui vengono raccolti i dati. Il machine learning e l'intelligenza artificiale consentono poi di fare delle elaborazioni per arrivare a capire qual è il driving behavior, e abbiamo in test con un grosso cliente, che è una delle principali assicurazioni americane, un algoritmo di riconoscimento del crash direttamente dallo smartphone. Quindi loro immaginano entro la fine dell'anno di essere in grado di fare una first notification of loss direttamente dal telefono del cliente. Quindi il cliente si tiene il suo telefonino in tasca, sul sedile della macchina, nella borsa dietro, e comunque, come diceva Orazio, si ferma in autostrada, sta lì e qualcuno lo va a prendere. Quindi questo è un po' la frontiera, ma non solo negli Stati Uniti, stiamo lavorando anche su un progetto congiunto in Portogallo, dove questo concetto dello smartphone as a sensor, con due player che si sono uniti, Fidelidad, primo
player del mercato portoghese e Brisa, che è il nostro, il corrispondente di Telepass, hanno unito le loro forze, hanno circa tra entrambe 5 milioni di clienti e hanno deciso che vogliono la telematica come servizio per tutti i clienti. Già, giusto per darvi un'idea, Brisa ha 700.000 app già attive su cui attiverà il servizio di raccolta data e telematici, con due obiettivi. Il primo è quello di capire lo stile di guida di queste persone per poter fare un underwriting sempre più corretto. Il secondo è quello di non dividere fra clienti cattivi e clienti buoni, quindi dire questi non li voglio e questi invece me li voglio tenere, ma dire i clienti sono tutti clienti, quindi io devo solo migliorare la loss ratio di determinati clienti o evitare che capitino dei sinistri. Il driving behavior è quello che lo consente. Il terzo è creare dei servizi di mobilità e quindi essere in grado anche di gestire il sinistro quasi in tempo reale per poter dare non solo roadside assistance, quindi ti vengo a prendere, ma ti do a disposizione una macchina in car sharing perché ho gli accordi, ti faccio questo, ti faccio quell'altro. Quindi tutto un mondo di mobilità collegato. Ah, ok. Mi sono tenuto il microfono un po' più vicino, dalla regia. Scusate. Non capivo. Bene, tante iniziative. Prendiamo un attimo la prospettiva di un investitore. Tante iniziative significano tanti investimenti. Quindi ci si chiede, questo sta cominciando a generare degli impatti tangibili a conto economico? Minori costi, maggiori ricavi? Partiamo da Giuliano. Qual è la vostra esperienza? Ma allora, sicuramente la prima tecnologia che sta dando benefici significativi è la Smart Process Automation. Quella sicuramente in primis in questo momento si sta già ripagando, diciamo, da sola, no? La seconda, come dicevo prima, ci stiamo lavorando, è delicato perché ce n'è un po' troppa, quindi c'è un tema di prioritizzazione. Insomma, le risorse sono finite per definizione, oggi forse ne abbiamo fin troppi di input, quindi bisogna saper bene uno dove andare, quindi il tema di prima della strategia, tu puoi avere vari tipi di strategia, muoverti sul tema solo dell'efficienza, dell'efficacia o del servizio e poi allocare i tuoi investimenti in maniera molto, molto mirata. Qui, secondo me, se posso un attimo allargarmi, ci sono due considerazioni. Una, che devi ovviamente operare in un'azienda che ha l'humus, diciamo, che permette questo tipo di approccio, cosa non sempre scontata in un settore assicurativo che, come dire, negli ultimi 50 anni lato sinistra abbiamo di innovation è stata solo l'introduzione dell'email, diciamo, l'unica cosa che abbiamo fatto di praticamente innovativa. Dall'altra parte, secondo me, c'è anche un tema di governance, cioè io per molti anni ho visto una forte dispersione delle attività, lavorare su 150 cose diverse e poi, come dicevi tu prima giustamente, quagliare poco. Noi in questo abbiamo cercato di fare un approccio diverso, abbiamo un team di Advanced Analytics che segue solo la parte claims e abbiamo un team di 40 persone dell'area claims che segue solamente la parte innovation, cioè fa tutta la liquidazione innovativa, un po' una sorta di research and development, diciamo così, che studia, lavora con gli Advanced Analytics, perché da soli, come dire, con tutta la più buona volontà, non portano a casa risultati, hanno bisogno di essere affiancati dal business, da lì si impara e l'ambizione che abbiamo noi è da qui al 31 dicembre di quest'anno portare almeno 3 modelli predittivi su delle aree che secondo noi sono le aree più importanti, ad esempio quella che dicevo prima del triage, quindi la clusterizzazione del danno, ovvero un altro tema per noi delicato è il tema degli interventi legali, quindi capire quali sono quei sinistri nati buoni a rischio di intervento legale e portare queste soluzioni in scala, quindi in produzione a regime su tutti gli altri sinistri. Grazie. Quindi prevalentemente ad oggi la cosa più tangibile è quella dei processi. Luigi, nel vostro caso è una cosa che riscontri pure, qualcosa di diverso? Direi che la situazione è abbastanza simile. Noi in questo momento siamo certamente a scala con le iniziative per quanto riguarda le tematiche antifrode. Su questo abbiamo fatto grandi investimenti anche dal punto di vista delle basi dati. Abbiamo lanciato un progetto, abbiamo una piattaforma dati che ormai è in cloud su Google, quindi abbiamo anche dismesso diciamo quella visione di piattaforme on-premise che era un po' più tradizionale nel settore, con un grande beneficio su flessibilità, rapidità e anche il total cost of ownership della soluzione.
quindi antifrode è certamente a scala, e qui c'è un grosso tema analitico dove noi abbiamo costruito delle competenze, crediamo distintive, mettendo assieme quelli che nel settore assicurativo sono sempre stati gli esperti di dati, quindi gli attuari, all'interno della stessa struttura organizzativa con nuove competenze prese dal mercato in ambito data science. Quindi non abbiamo creato silos separati, abbiamo creato un nucleo unico che cerca di far evaporare quei confini artificiali fra queste due professioni. Dall'altro lato certamente c'è un tema di processo legato alla digitalizzazione e all'estrazione di metadati dei documenti. Anche qui abbiamo un processo ben avviato che ancora una volta si appoggia sulla piattaforma dati in cloud di cui vi ho appena parlato, e poi in ultima battuta stiamo facendo passi abbastanza rapidi in termini di analytics sulle immagini e sui dati telematici. Sulle immagini abbiamo una soluzione che è in fase di industrializzazione a supporto del liquidatore, non in sostituzione ancora della perizia, per le ragioni che anche i colleghi giustamente citavano prima, ma riteniamo che poi dal blend delle informazioni che vengono dalle immagini e dai dati telematici, il livello di precisione anche della stima del danno possa diventare via via più significativo e possa consentire, se non altro, di fare un triage efficace dei sinistri e quindi poi una canalizzazione verso processi liquidativi ad hoc in funzione della tipologia del danno. Norberto, sulla Unipol SAI è stata considerata, anche citato qui, un po' un precursore, no? Su tutto il tema della telematica da tanti anni. In Italia tutt'oggi è quello che ha la maggiore penetrazione, e quindi in un certo senso ci si aspetterebbe che avete la possibilità di avere una maggiore storicità per poter dire questa cosa genera beneficio e dove. Allora, noi collaboriamo sulla telematica dal 2003. Essenzialmente le prime box. Siamo ad oggi, gestiamo più del 50% dei sinistri ormai con i dati telematici, ed è stata fatta una scelta strategica molto importante, avviata nello scorso piano industriale, sarà potenziata in questo. Andare sostanzialmente a integrare i tre macro momenti della catena del valore della telematica, con una specializzazione anche a livello societario e di gruppi di lavoro di chi lavora sulle singole componenti. Quindi abbiamo, partendo proprio dall'hardware, dalla box, che è oggi ancora, diciamo, il modo, guardo Elisabetta, diciamo, più scientificamente provato che dà valore nella gestione proprio anche nel mondo assicurativo dei dati, abbiamo creato una società, Alpha Evolution, che gestisce quindi l'hardware, il firmware, che è un elemento, che è software che viene montato sulle scatole, ed è un passaggio non da poco, perché qui si va a parametrizzare come una Formula 1 tutti quei valori che consentono poi di avere dati puliti. La centrale che acquisisce il dato è il motore di crash validation, che è quello che va a isolare i falsi positivi. Quindi tutto questo in Alpha Evolution. Poi abbiamo nel mondo diciamo data analytics creato un centro di competenza, una società all'età, che svolge tutta la funzione di creare gli algoritmi e renderli fruibili, perché questo è il passaggio fondamentale. Io posso fare gli algoritmi più belli del mondo, ma se non sono interpretabili in maniera immediata e gestiti, resi embedded all'interno dei processi, e zoppo un po' tutto il discorso. Da ultimo, come sinistra è importantissimo che siamo coinvolti in tutte queste fasi, quindi noi periodicamente facciamo incontri in cui, sia con la componente, diciamo, che gestisce le scatole e tutta la tecnologia legata all'arrivare al dato, sia tutti i motori di data analysis, facciamo degli incontri in cui proprio diamo gli indirizzi su cosa dobbiamo andare ad identificare e cosa farci. Ecco, quello che stiamo facendo da ultimo, proprio siamo partiti in questi giorni, trasferire tutta questa attività da un momento di identificazione delle frodi e diminuzione del costo a un servizio verso il cliente. Si parlava prima della notifica proprio in real time del sinistro. Ecco, siamo partiti da una settimana con un processo di preapertura real time dal sinistro, in cui supportiamo il cliente in quel momento. Ho il sinistro, lo valido, o con una telefonata o con un sms, da lì in avanti, quando il sinistro è validato, parte un processo gestito dal cliente, chiaramente per certe tipologie di cliente, diceva giustamente Giuliano, cioè mia mamma se non lo farà mai, però in cui effettivamente vieni guidato in tutte le fasi di apertura del sinistro, quindi sms con link in cui atterri su alcune pagine web che hanno un workflow predefinito in cui si acquisiscono le foto, ti faccio già vedere io in real time sulla base del dato della telematica qual è una prima ricostruzione della dinamica del sinistro,
ti vado a acquisire dei dati e precompilare una CAI. Ahimè, poi la CAI, poi devi ricopiarla su carta perché ad oggi quello è lo strumento, l'acquisisco con una foto, la riconosco come immagini e sostanzialmente poi vado solo a finalizzare l'apertura del sinistro o in agenzia o centralmente. Quindi trasformare tutto questo tema della telematica da una leva antifrode a tutti i temi di riduzione dei costi a una leva proprio di servizio al cliente. Elisabetta, per voi effettivamente le compagnie sono ad oggi un cliente, no? Le compagnie assicurative di fatto, più che un competitor, no? Questo, quindi nella vostra interazione giornaliera con le compagnie assicurative, riuscite a vedere effettivamente questo impatto generato? Siamo ancora in una fase un po' iniziale? Beh, sicuramente c'è molta volontà di fare. Poi parliamo di mercati che hanno uno sviluppo completamente diverso. In Italia, con una penetrazione telematica al 20%, tutta una parte di digitalizzazione si può effettivamente fare e ci sono grandi player che lo dimostrano e che hanno raggiunto un livello di sofisticazione molto alto. In altri mercati evidentemente è più un'ambizione ed è per quello che facevo riferimento a ricerche di ottenere dati telematici a dei costi ridotti, naturalmente con un'affidabilità ridotta, ma in Portogallo il premio medio di polizza è 183 euro. La telematica tradizionale per loro è insostenibile, punto. Cioè non è una questione di cosa è meglio, non me lo posso permettere, fine della discussione, quindi devo cercare qualcosa che si avvicina. Da un punto di vista nostro, che cosa facciamo come ricerca e sviluppo nell'ambito della parte sinistri è quella, noi partecipiamo a vari consorzi per la guida autonoma. Essendo parte di questi importanti consorzi, in principale Move UK, dove partecipano Jaguar Land Rover, Direct Line e Bosch, abbiamo una raccolta dati, sia immagine sia dati telematici, del contesto in cui avvengono i sinistri, che ci stanno consentendo di sviluppare un nuovo modo di gestire il sinistro, magari contestualizzando immagini, infrastruttura stradale, per cercare di aumentare sia la comprensione di quello che può essere stata la dinamica del sinistro al di là di quelle che sono le forze che sono state recepite al momento del sinistro, sia della contestualizzazione nell'ambito, come dicevo prima, degli stili di guida. Quindi utilizziamo la nostra ricerca e sviluppo, che è più autonomous vehicle e connected car, per cercare di aiutare le compagnie ad andare sempre più avanti. Allora, abbiamo parlato finora di quante cose belle avete già messo in pista o state mettendo in pista, no? Chiaramente però si percepiva anche dalle vostre parole, tra le righe, non è tutto semplice, non è tutto rose e fiori. Quindi secondo me sarebbe interessante capire quali sono gli ostacoli maggiori che state incontrando. Mi interesserebbe capire se di solito sono due tipi, no? Tecnologici e di quella categoria che definiremmo people, processi, competenze, cioè non riesco a cambiare il modo di lavorare, la cultura, non riesco a cambiare i processi esistenti perché sono molto manuali, o addirittura non ho le competenze e non riesco a, no, trasformare totalmente le competenze che ho in azienda così da un giorno all'altro. Partiamo da Luigi. Secondo me il tema fondamentale è più legato alla parte people e competenze. La tecnologia oggigiorno non è più una barriera, anzi tante volte diventa un facilitatore. Dal punto di vista people invece la costruzione di nuove competenze e secondo me la velocità nell'execution sono i due fattori veramente critici di successo in questo momento. Questo vale poi soprattutto per una realtà come Cattolica, che è un player di medie dimensioni nel mercato italiano e che, se vuole avere successo e competere veramente anche con i giganti del mercato, deve puntare molto sul fatto di essere veramente rapida nell'execution e quindi nel lancio di nuove iniziative e nel miglioramento continuo. Dal punto di vista delle competenze, io credo che le competenze nel mondo dati siano fondamentali. Quell'iniziativa di cui vi parlavo prima, per la quale abbiamo costituito un team unico che lavora sui dati mettendo assieme attuari e data scientist, è un esempio concreto anche di semplificazione organizzativa che in una realtà come Cattolica possiamo pensare di fare, che probabilmente non è così facile in strutture di dimensioni più grandi.
Da questo blend noi troviamo un sacco di valore e crediamo veramente che l'attuario del futuro sarà un mix fra un attuario e un data scientist, e quindi queste due professionalità tenderanno a convergere. E poi fondamentale anche avere competenze in altri ambiti, quindi quando ci si affaccia all'assicurazione connessa è importante avere competenze tecniche molto forti in quest'ambito, e qui le scelte possono essere diverse. Ci sono player che hanno deciso di prendere strade più interne perché hanno anche fattori dimensionali che consentono di farlo. Noi invece abbiamo deciso di costruire una partnership strategica con un player di mercato che è FairConnect, di avere una relazione quindi di lungo periodo che ci porta a lavorare assieme a quattro mani per sviluppare soluzioni in ambito telematico sia per l'auto che per gli altri settori. Questo vale anche ad esempio in rapporto a quello che sta facendo Cattolica in ambito assistenza, Ugo. Anche qui recentemente abbiamo stretto una partnership di capitale con Intermutuelle Assistance, siamo diventati soci di IBA Italia. E chiaramente il fatto di avere una partnership forte in ambito assistenza ci consente ora di lavorare su quell'integrazione verticale che va dai servizi di assistenza al servizio di liquidazione sinistri, partendo dalle piccole cose come possono essere i supporti alla compilazione del CAI per il cliente nel momento in cui chiama l'assistenza, la canalizzazione verso le carrozzerie convenzionate, il fatto di scattare le foto del danno nel momento in cui il carro attrezzi arriva sul luogo dell'incidente, che poi diventano fattori abilitanti fondamentali per sviluppare un processo veramente di smart settlement. Quindi direi veramente in chiusura competenze, velocità per fare questo, soprattutto un medio player deve anche avere dei partner molto affidabili con cui decide di costruire un percorso di lungo periodo. Ecco, lui già ha citato i giganti, li abbiamo qui e quindi chiediamo un po' a Giuliano se condivide, sono altre sfide. Allora, personalmente, ma questo quindi è il punto di vista mio di generale, noi insomma, internamente un po' di barriere le abbiamo tirate giù e quindi in questo ci muoviamo in un ambiente abbastanza dinamico e che permette la collaborazione giusta. Sono state fatte delle scelte anche strategiche interessanti, tipo la creazione di Geniot, quindi una società dedicata allo sviluppo di tutto il mondo, di tutto il mondo connesso. E a livello di persone comunque c'è un piano molto importante di reskilling, no? Perché comunque le persone ci sono, le persone devono essere valorizzate, cercando di andare internamente quando è possibile colmare quelli che sono i gap, diciamo, di conoscenza con persone interne. Ricordiamoci, non vorrei fare il banale, che però sempre di sinistri parliamo, abbiamo comunque banca dati IVAS, modulistica di bilancio, flussi card. Norberto diceva prima, la card oggi è ancora cartacea, quindi siamo nel 2019, se due persone fanno un incidente e si mettono d'accordo devono comunque prendere un modulo a carta copiativa e compilarlo, perché senza quello non si fa nulla. Ci sono quindi delle tematiche di ambiente complessivo, di environment nel quale, come dire, non è sempre così facile muoversi, soprattutto nel mondo ReceAuto che è ipernormato. Qui probabilmente noi possiamo fare di più, cioè cominciare a essere un pochettino anche noi disruptive nel dialogo con le istituzioni, con il regolatore, per cercare di andare un pochettino oltre. E insomma in questo possiamo fare un po' la differenza. Dall'altra parte c'è un tema complessivo di macchine industriali grandi, dove la flessibilità non è sempre così facile. Questo è uno dei problemi che noi vediamo oggi internamente a livello di sistemi IT, e quindi la scelta, esempio, che abbiamo fatto è stata quella di dire: bene, cominciamo a prendere dei processi end-to-end di liquidazione, ad esempio sinistri semplici, danni a cose, e li riscriviamo da capo, quindi li portiamo su nuove piattaforme, li portiamo su nuove soluzioni e su singoli processi sui quali noi crediamo di poter fare la differenza, andiamo a creare delle architetture, delle soluzioni che ci permettono una velocità che negli ultimi 50 anni abbiamo avuto. Noi oggi abbiamo ancora una clusterizzazione sinistri che è cose, lesioni, una firma, due firme. Io credo che da qui a 5 anni, grazie all'espansione, al boom che ci sarà tecnologico, avremo una prospettiva completamente diversa. Forse manterremo auto non auto, ma avremo sinistri touchless, sinistri one touch, e andremo sempre di più a una clusterizzazione dei sinistri in base allo sforzo che abbiamo noi e al tipo di interazione che dobbiamo avere nei confronti del nostro cliente. Giuliano ha parlato di reskilling, no? Unipol è molto grande, ha gestito per anni in maniera appunto manuale i sinistri, state affrontando anche voi questa sfida? Siete nel mezzo del guado? Beh,
Tema fondamentale per me è quello, come diceva giustamente Luigi, al di là di quello tecnologico dove soluzioni ci sono, no? Anche prototipazione magari in certi ambienti, poi industrializzo sulle piattaforme legacy, quindi ci sono le soluzioni. Lì effettivamente far accadere le cose quando hai una rete, noi abbiamo una rete di 2000, più di 2000 persone che sono su sedi direzionali ma anche su tutto il territorio, quindi far sì che vengano adottate certe metodologie, certe soluzioni tecnologiche non è banale. Come l'abbiamo affrontato? Innanzitutto individuando dei focal point proprio a livello di singola area territoriale che sono un po' gli esperti di tutte quelle che sono le innovazioni esistenti ma anche di quelle che vengono introdotte, perché il tasso di introduzione di novità che abbiamo negli ultimi mesi, direi più che anni, mesi ormai, è molto veloce, quindi il fatto di andarli a declinare con una comunicazione che non sia solo formale ma anche informale, affiancamento e quant'altro, ci sta dando un grande grande aiuto. L'altro è il classico della formazione, che si parla tanto di formazione a distanza, noi stiamo andando un po' in controtendenza, io ho voluto mettere in aula 1100 persone dell'auto, tutti, due giorni, sia su temi normativi ma una giornata su temi di tutte le innovazioni tecnologiche che abbiamo fatto negli ultimi paio d'anni, quindi per renderle un po' più adottate. Ultimo punto, si parla tanto di customer experience, secondo me bisogna parlare anche di employee experience molte volte, perché siamo tutti adesso sul tema del cliente e quant'altro, ma su strutture così grandi trovare delle modalità per cui si passi da atti, processi amministrativi a processi che sono più veicolati su obiettivi di business, ho apprezzato molto quello che diceva Giuliano di clusterizzazione dei sinistri, deve essere guidati chiaramente da un'esperienza anche nei confronti del dipendente che gestisce tutto quel processo, non solo del dipendente ma di tutti i network che lavorano all'interno dei sinistri, carrozzerie, periti, medici, legali e quant'altro. Quindi è importante trovare un modo di mettere in rete queste informazioni e far sì che l'esperienza sia simile a quella che viviamo oggi su tanti strumenti come quello che è in mano in questo momento. Cioè, pensando anche alle generazioni dei ragazzi che si affacceranno al mondo del lavoro tra qualche anno, dove loro penseranno che tutto accade come su un iPad. Quindi dobbiamo pensare anche proprio alle nuove generazioni, come rendere i sistemi che gestiscono, se no tu entri e magari ti trovi ancora un sistema transazionale quando eri abituato con l'iPad che tutto succede in pochi istanti. Quindi questa sarà un po' la sfida anche verso le nuove generazioni che dovremo affrontare. Abbiamo parlato di InsurTech prima. Un tema abbastanza ricorrente anche nel fintech di cui mi occupo anche da un po' di anni, che si continua a dire alla fine, inizialmente sono la minaccia che distrugge gli incumbent, sempre di più si parla di ecosistemi, di partnership, cioè l'insurtech diventa un tassello che si unisce agli esistenti. Quindi io vorrei fare un ultimo giro su questo tema e in particolare su in tutto questo processo che sta cambiando, quale diventa la fonte di vantaggio competitivo? Perché tante cose, abbiamo detto, sono commodity. La tecnologia potrebbe essere commodity, forse in alcuni pezzi, forse la catena del valore, forse i dati. Quindi quali sono, secondo voi, le fonti di vantaggio competitivo in questo futuro processo di gestione dei sinistri? Le cose con cui io riesco a differenziarmi, o se è necessario differenziarmi? E in questa ondata di InsurTech può essere partner versus concorrente, no? È qualcuno che mi distrugge piuttosto che un partner. Partiamo dalla InsurTech. Vabbè, sicuramente vogliamo essere partner, andiamo a distruggere. Poi sei in minoranza oggi, quindi non ti conviene. Sia di genere che di livello di compagnia. No, sicuramente dove noi vediamo del vantaggio competitivo per collaborare con delle società specializzate come la nostra è che noi cerchiamo di mettere insieme degli skill set che vanno dal data scientist all'attuario allo psicologo e quello che gestisce la piattaforma, cercando di creare dei prodotti e dei servizi che possono essere parte di un processo di crescita di una compagnia di assicurazione in cui non si vuole fare tutto internamente, ma alcune competenze che sono super specifiche e possono consentire un vantaggio competitivo di time to market vengono acquistate all'esterno. Naturalmente ci rendiamo conto che con determinati partner questo può essere un pezzo di cammino che si fa insieme, in cui poi una serie di competenze vengono interiorizzate dalla compagnia d'assicurazione, ma la nostra ambizione è di essere sempre un po' alla parte della frontiera estrema e quindi essere sempre in grado di offrire qualcuno per rimanere partner. Quindi
insegniamo il lavoro ai nostri clienti, i clienti lo fanno diventare parte dei loro processi, ma nel frattempo noi siamo evoluti, abbiamo qualcos'altro che possiamo portare, che può essere oggetto della collaborazione che viene fatta. E questo, secondo noi, è la parte più importante. Dove vedo il challenge è nel modo di lavorare insieme. Da 12 mesi siamo diventati una agile company, quindi sviluppiamo seguendo la metodologia agile. La maggior parte dei clienti con cui interagiamo hanno delle metodologie agile. Dove si è rivelata la difficoltà è quella di dire come due metodologie agile lavorano insieme, e quindi veramente si riesce a ridurre il time to market. Quindi non è che il cliente ha un agile, noi ne abbiamo un altro e poi scopri che rifai tutto il lavoro perché ognuno ha fatto il suo agile. Quindi noi stiamo lavorando molto nel cercare di avere un'idea di customer first, quindi tutto quello che possiamo fare per fare in modo che noi supportiamo il nostro cliente nel raggiungere il suo obiettivo dando a disposizione le nostre competenze. Sicuramente c'è un problema di skill set, cioè trovare le persone per essere così avanti non è facile, no? Dobbiamo avere i migliori data scientist, i migliori attuari, gli psicologi, insomma, no? Ci poniamo con delle ambizioni alte perché vogliamo servire anche clienti di livello, e quindi per noi gli skill set di quelli che portiamo a bordo, non abbiamo certo un problema di reskilling perché siamo nati nel 2012, abbiamo 7 anni di storia, quindi sicuramente il reskilling non è una parola, ma trovare le risorse giuste è una grossa sfida che ci vede impegnati giorno dopo giorno. Generali, le fonti di vantaggio competitivo che state cercando e che state difendendo, e se questa cosa della partnership con l'insurtech può funzionare secondo te? Allora, prima cosa da dire, a mio modesto parere ad oggi nessuno sta inventando l'iPhone dell'assicurazione, no? Quindi da qui ai prossimi 5 anni, forse anche 10, parleremo comunque di premio medio, frequenza e costo medio. Quindi un tema di efficienza interna in termini di tecnologia come fattore abilitante per produrre il costo del sinistro, costo di produzione, non costo diciamo solo di liquidato, a un costo più basso e più competitivo, rimane comunque un elemento importante. In questo la tecnologia ci deve aiutare ed è uno degli elementi, no? Meno accertamenti istruttori, più mirati. Dall'altra parte la grande sfida è quella di diventare molto flessibili, no? Molto veloci, molto plug and play, lavorando sulle partnership e sugli ecosistemi, cercando però di diventare, avere una flessibilità che mediamente non abbiamo, perché comunque nella grandezza e nella complessità questa cosa non è così semplice. Quindi un modo di approcciare diverso, l'agile è probabilmente una delle soluzioni almeno in termini di sviluppo. E da ultimo incominciare a ragionare sul fatto che dobbiamo cominciare a vendere servizi che la gente compra. Noi per anni abbiamo fatto le polizze sperando che, come dire, poi non succedesse nulla. Dobbiamo continuare a sperare che i sinistri non accadano, ma che a fronte di questo offrire tutta una serie di altre cose che le persone devono utilizzare, perché noi abbiamo, come dire, l'ambizione e la necessità di aumentare la frequenza di contatto e la frequenza di servizi che andiamo a erogare ai nostri clienti. Quindi un cambio, insomma, un cambio di paradigma molto forte da questo punto di vista. Anche gli ecosistemi di partnership, per una cosa che avevi citato anche tu, Luigi, avevi anche citato alcuni esempi che voi in Cattolica avete già messo in pista, no? Quindi anche lì non c'è la paura che poi con tutte queste partnership, cosa devi tenere in casa per dire mi mantengo una fonte di vantaggio competitivo e cosa invece posso, tra virgolette, fare in partnership? Questo è un punto estremamente importante e delicato, direi. Quindi noi crediamo fermamente che sia necessario servirsi di partnership per accelerare e fare le cose che è impossibile fare all'interno. Quindi questo è un elemento fondamentale su cui ci stiamo focalizzando, come ho commentato prima. Però da un punto di vista culturale io credo che nel settore assicurativo dobbiamo anche cominciare a preoccuparci della proprietà intellettuale dall'altro lato. Storicamente non siamo stati abituati a farlo, non se ne è mai parlato, si sta cominciando a parlarne in questi anni, quindi io credo che ciascuna azienda poi debba decidere quali sono quegli elementi in termini di proprietà intellettuale che desidera proteggere, che quindi sui quali desidera costruire competenze interne. Noi ad esempio in ambito dati abbiamo deciso che quello è un settore nel quale preferiamo costruire competenza interna, magari utilizzando dei mattoncini anche
che arrivano dall'esterno, ma con un'architettura complessiva che è veramente di proprietà dell'azienda. Questo nelle singole verticali, da quelle più semplici e tradizionali come l'antifrode, per arrivare alla profilazione comportamentale e quant'altro. Quindi io ritengo, Ugo, veramente che ci debba essere un equilibrio, come dire, fra un uso delle partnership con alcune relazioni di lungo periodo ed altre più tattiche in ottica di accelerazione, ma anche una grande attenzione a scegliere quali sono quei cavalli sui quali vogliamo puntare e anche salvaguardare la nostra proprietà intellettuale. Se no il rischio è ad un certo punto di diventare meri fornitori di capacità assicurativa, esatto, in un mercato indifferenziato, e questo non vogliamo che accada. Esatto. Anche su Unipol, il piano di 10 giorni fa presentato da voi presenta anche molto questo tema degli ecosistemi, però prima tu parlavi anche del fatto che noi presidiamo tutta la catena del valore, per esempio sulla produzione del dato, quindi queste due cose come si combinano? Ma chiaramente conviene tenere internalizzato, apprezzo quanto ha detto prima Luigi sul tema del fatto di proteggere anche quanto sviluppiamo, quindi tutte quelle attività che effettivamente dove abbiamo un vantaggio competitivo effettivo, dove abbiamo le competenze quindi internamente, quindi sulla telematica, dicevo all'inizio, dal 2003 la stiamo sviluppando, ha avuto senso anche in un'ottica di costo, no? Premi medi scendono, quindi anche la gestione della telematica, noi abbiamo dovuto ridurre il costo della telematica per renderla più accessibile e gestibile all'interno di quello che è proprio il prezzo che pratichiamo al cliente con tutti i costi che si porta dietro. È chiaro che, come accennavi prima, nell'ultimo piano industriale, nel piano industriale che siamo andati a presentare, abbiamo messo anche il concetto Beyond Insurance, proprio per creare tutta una serie di servizi, e qui sì entrano in gioco le partnership, perché su alcune cose potremo agire internamente, su altre dove gli altri possono farle meglio di noi o costruiscono un acceleratore senza andare sull'esterno, per creare proprio più quella frequenza di contatto che accennava prima anche il collega di Generali, che è fondamentale per avere una relazione più diciamo a 360 gradi col cliente. Con 360 no, magari 180, bisogna capire qual è proprio la copertura che vogliamo andare. Sicuramente sulla mobilità abbiamo un vantaggio, partiamo dai servizi di base che sono la riparazione, ma perché no, potremmo estenderli a altri servizi, anche dai pagamenti, pagamento del bollo, dalla gestione ad esempio di tutti i servizi di manutenzione dell'auto, a tutto quello che nel momento anche del sinistro un cliente, e non solo, può avere necessità di avere un unico interlocutore che gli gestisca tutto. Questo poi cercheremo di estenderlo anche al mondo, qui siamo un po' più diciamo di recente, al mondo welfare piuttosto che al mondo property, andando a vedere non auto. Sul property ad esempio siamo partiti ormai da un paio d'anni con la riparazione diretta. Io al lato del sinistro non ti fornisco, tu non compri una polizza assicurativa, compri una polizza assicurativa e un servizio di riparazione. Nel momento in cui è a sinistro, quindi vengo io, ti trovo, faccio la ricerca del danno e cerco magari di riparartelo senza distruggerti la casa, con tecniche anche magari avanzate. Quindi quello è un primo estensione di quello che è il concetto della riparazione, che nell'auto diretta è già acquisita, al mondo ad esempio home, della gestione, diciamo, della famiglia. Grazie, spero che abbiamo dato il tempo è finito, un'apertura un po' di una finestra sul futuro, allo stesso tempo un ancoraggio sulla concretezza e la realtà che abbiamo oggi nelle compagnie assicurative sul tema. Certo, perfetto. Ringrazio Ugo Cotroneo, partner e managing director di BCG, e i relatori che sono stati molto interessanti ad affrontare questo argomento. Grazie.